Aida, messaggio al fidanzato, la reazione di Jeremias e il commento di Cannon. Aida Jespica, la richiesta al fidanzato Geppi, il commento di Tonon e la reazione di Jeremias. Tempo di flirt e avvicinamenti pericolosi nella casa del grande fratello VIP. Dopo Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, altri due inquilini insospettabili paiono aver trovato un feeling molto interessante, Aida Jespica e Jeremias Rodriguez. Ma che è successo tra i due? Questo è top secret, visto che un paio di giorni fa, dopo aver trascorso una bella serata nel club, si sono appartati nel confessionale, nascondendosi dietro la tenda. Lì le telecamere non possono arrivare e dunque il mistero perdura. Ma perché i due si sono appartati? Per un bacio? Per delle coccole clandestine? Fatto sta che oggi la venezuelana ha inviato una richiesta al fidanzato Geppi. GF VIP, Aida chiama in causa il fidanzato Geppi davanti a Tonon e Jeremias. Quattro chiacchiere in compagnia ed ecco che Aida chiama in causa il suo Geppi. Il messaggio che gli manda non è dei più zuccherosi, Giuseppe è sparito proprio. Motivo? L'imprenditore napoletano, secondo la modella, si sarebbe scordato di lei, non mandandole più neppure un aereo. A quel punto interviene Tonon, con il suo tipico atteggiamento tra l'ironico e il serio, questa non è la verità, è una bugia. L'opinionista milanese le rammenta infatti che Geppi è stato assai presente, non può tutte le settimane mandarti un aereo, muco di nero. Tutte le settimane no, ma almeno quando sono in nomination, ha replicato la Jespica sempre tra il serio e il faceto. Ad ascoltare lo scambio di vedute c'era anche Jeremias, che non ha spiaccicato una parola, restando in rigoroso silenzio. Aida e Jeremias, che cosa sta succedendo al grande fratello VIP? In molti si stanno chiedendo che cosa stia succedendo tra Jeremias e la Jespica. Che stia nascendo davvero qualcosa tra i due sudamericani. Ma soprattutto, che cosa è accaduto dietro la tenda del confessionale? E perché Aida ha chiamato in causa il fidanzato proprio ora? Per il momento tante domande e poche risposte. Staremo a vedere che cosa accadrà nei prossimi giorni tra i due. A patto che la modella venezuelana riesca a spuntare ancora l'ostacolo nomination, stavolta si gioca la permanenza della casa con Corinne Clery e Raffaello Tonon.